i vigili del fuoco sia a Doberdò sia a Gavria stanno lavorando intermittentemente. In questo momento hanno spostato un elicottero da San Michele a Gabria proprio per. Non ho capito. Sì, così per aspettare un attimino perché l'arrivo. c'era anche lì che abbiamo visto, erano su San Michele, abbiamo visto che si sta spostando un po' di fuoco anche verso San Martino, ho visto anche qui. Sì, infatti È tutta quella strada che va. sì, stamattina mi sono incontrato con gli altri due sindaci, siamo colleghi, non solo colleghi ma anche amici, per fare appunto la situazione, anche per fare in modo che se c'è qualche problema indifferentemente in che comune, che ci telefoniamo, ci mettiamo subito all'opera E la per dare gente quanto resta ancora qua? sono le 5, più o meno dovrei avere una riunione con la Alle 5. sì, verso le 5, 17 per la con la persona, con tutti lei. È probabile che la gente torni a casa, non si sa. Io Non spero si di sì, però adesso dipende, queste 5 ore qua, è fondamentale, sono fondamentali. Per quello ho fatto le 5, anche perché dopo bisogna organizzare la cena, Sì, almeno certo. un'altra notte magari fuori. Quindi adesso la Qua base è qua e la scuola, no? a scuola sì, è la base operativa, eccetera, operativa è l'Agnano, no? Di tutte le Sì, operazioni. certo. Io ho Flimis per San Michele perché non va su, non, cercate di andare su in nessuna maniera, se c'è qualcosa. Venite qua, parlate con me, vediamo, Sì, certo. perché se creiamo un incidente Certo, un c'è l'unica problema. strada che va su, è quella che da Savona, verso San Michele, Sì, e ho se dato visto. botti tutto, devono venire giù a fare il Certo, rifornimento, dove il campo ok, sul libero. grande di Savona. Allora, campo libero, Ho capito, va perché se no bene. intrecciamo veramente le operazioni, ancora peggio se creiamo un No, incidente dopo lì. certo. Comunque l'idea sta per arrivare il Canadair, non Sì, ancora sta arrivato. per fare, sì, forse è andato da fare il rifornimento a Ronchi, no? Perché devono fare il rifornimento in Canadair, come tutti gli elicotteri, Certo, c'è un momento sì. Sì, di stallo, ecco. certo. Va bene, Bene? ok. Buono, grazie. Ancora l'ospedale di Gorizia? Io lavoro all'ospedale di Monfalcone. Ah! Questo è il vostro, eh! Tu fai infermiera, mi hai detto, no? Sì? E ho conosciuto lui quando era attratto a Eh Gorizia qui. sì, quando lavoravamo in Goris prima che chiudessero il reparto. Che reparto era? O Torino. Torino. Ecco. E dopo lì è andata, non fai con. Sì, Da quanti anni siete insieme? Già sposati da? Da 35. 35 anni. Sì. Ma lui da dove arriva? Lui da Catania, ma è stato assunto qua già nel 79. Siccome gli resta la fotografia del repertorio, Sì. prossima Bellissima questa storia. Praticamente vi siete conosciuti. C'è Il una reparto. slovena, perché lei è Eh slovena, sì, io sono proprio Carsolina. che ha sposato un catanese. Madonna santa, ragazzi, è Sì. una roba. Ma È una ce storia ne bellissima. sono Chi avrebbe mai Chi detto? avrebbe mai detto? Ma no, ma poi tra l'altro, uno di Catania, come si è adatta al calcio triestino? Goriziano, Goriziano. Sì, triestino goriziano, ha ragione. Il calcio è unico, a dire la verità. Sì. Però, insomma, si dice Goriziano perché è in provincia di Gorizia, Sì, ma il calcio è tutto. certo. La cosa è che il calcio ha una vegetazione molto mediterranea, Sì, è no? vero. Sì. E allora ricorda un po' con le vegetazioni della mia terra. Mi ha dato. Poi le donne calzoline sono un po' meridionali. Gli estremi, i poli estremi Si si avvicinano. attraggono. Non capisco. Voi avete un figlio, mi Sì, hai detto anche sì, questo. sì, sì, ne abbiamo un figlio, Non è sì. che è No, è tutto. giusto, anche io mia moglie scriveva, se non si litiga un po' in via, No, però. bisogna. E poi la moglie calzolina, che è durissima, mette a posto subito il Sì, marito catanese. no, per No, questo vabbè, va noi bene abbiamo. una persona seria. Certo, Noi ma perché non abbiamo. è serio? Io sì, però va bene una persona che Ah, pensa sì, certo. alla priorità piuttosto che alla carsi Quindi delle lei pensa alla priorità, è unghie. Io penso anche io alle priorità, le pago. Lui è già in pensione, Le io no. pago le priorità io. Lei le priorità io le pago. Bellissimo. È un'esperienza bellissima stare qua, immagino, in questo posto, no? Perché tutto vicino avete.
Lei dice dell'incendio? No, no, dell'incendio, parlo dell'incendio. Dell'incendio? Anche voi siete stati sfollati. No, voglio dire, vi siete stati sfollati le 4 di mattina come gli altri dei carabinieri. E quindi dopo sì, noi siamo stati sfollati dai carabinieri, sì. Però quando mi sono affacciato ho già visto sul Brest-Ovest le fiamme altissime. Sì, alle 4 e mezza. Da che la sera non c'era niente, siamo andati a dormire alle 11 e mezza, dopo 5 ore ha preso proprio il Brest-Ovest.